sono Luna Queen e benvenuti in questo nuovo video! Oggi sono qui per raccontarvi come sono in questo mondo VR. Praticamente molti di voi che hanno visto questo bellissimo trailer che ho fatto io mi avete chiesto come funziona, come ho fatto questo effetto anime. Semplicissimo, tramite appunto il mondo VR, che adesso vi spiego molto meglio. Allora, innanzitutto dovete capire che io in questo momento indosso un casco. Ok, questo che vedete qui è un casco dell'HTC. Io al momento indosso quello di Facebook, ovvero Oculus Rift S. E vabbè, però vi faccio l'esempio con questo perché è veramente molto molto simile. Allora, praticamente si indossa un casco, cioè io adesso nella realtà... Vabbè, niente, non riesco più a metterlo. Ok, l'ho messo qualcosa del genere, magari l'ho messo anche un po' storto, comunque adesso non so più dove siete perché vedo delle cose strane. Ecco, nella realtà io sono così e questo casco serve a tracciare anche un po' appunto la mia testa, come mi muovo e tutto quanto. Guardate, hanno fatto pure l'effetto che vedete qualcosa di strano anche voi. Comunque, questo è il casco e per muovere le mani, che ogni tanto ho notato che si muovono strane, forse dipende anche dal mondo a volte. Comunque, praticamente si usano dei controller. I miei sono un po' più piccoli. Adesso vi faccio vedere i miei controller, che ho trovato il modo per farveli vedere. Eccoli, guardate. Cioè, sono veramente così, nella realtà. Anche di questo colore, qua ci sono i tasti, però con... le lettere segnate, l'unica cosa differente. E questi sono i controller che vi permettono di muovere le mani e le dita. E così sanno più o meno dove state andando con le mani. E come ciliegina sulla torta, questi dell'HTC hanno creato questi bellissimi tracker. Appunto, controllano il vostro corpo, il resto del corpo. E questo si può usare, cioè questi tracker si possono usare tranquillamente anche con ad esempio il mio Oculus Rift S e non vi resta che metterlo sulla panza. Praticamente avete una fascia che anche quella si deve comprare separatamente. Comunque dovete prendervi una fascia che ve lo mettete qua, lo mettete alla vita. E praticamente quando voi muovete il bacino, cosa che io purtroppo non riesco a fare, vi muove il bacino. E la stessa cosa uno sul piede e l'altro nell'altro piede, sull'altro piede. E quindi potrete muovervi liberamente. E adesso vi faccio vedere qualche esempio perché è veramente importante farvi vedere ciò, perché quando lo vedete, almeno soprattutto da questo mondo, cioè veramente... è una cosa assurda, sembra che avete la persona davanti. E per controllare ciò, insieme a questi controller, diciamo, tracker, questi tracciatori del corpo, praticamente dovete prendere due station base, no, base, base station, comunque stazioni base. E praticamente ne dovete mettere uno lì e uno proprio nella parte opposta della stanza, cioè proprio... che si devono incontrare così. E niente, e grazie a tutto ciò poi potreste muovervi veramente come se foste veramente qua dentro. Ok, adesso vi faccio vedere quanto è realistico vedere queste persone che indossano questi tracciatori del corpo, questi tracker. Ok, vi ho portato in Just Dance. Come potete vedere c'è un grandissimo... adesso io mi sono messa da parte perché non mi piaceva disturbare ovviamente. Comunque, come potete vedere c'è un grandissimo schermo dove appunto ci sono gli omini e passi da seguire di Just Dance e la gente che appunto segue i loro passi. E si può veramente distinguere benissimo in quanti hanno questi body tracker, ovvero tutti.
Adesso io ho messo muto ovviamente il mondo perché non vorrei rischiare il copyright. E niente, come potete vedere, veramente riescono a muovere le gambe. C'è chi meglio e chi peggio. Ma veramente si muovono. Guardate. Adesso io mi avvicino, ovviamente sto zitta. Aspettate. Ok, e questo è l'effetto che dà, cioè praticamente avete visto, cioè proprio si muovevano e si muovevano, cioè si muovevano davvero, io se provo a fare questi passi, no, mi vedete le gambe ferme o al massimo che si muovono a destra e a sinistra perché automaticamente se vado in avanti o indietro o cose così si muovono, e per fortuna almeno quello, però se io apro le gambe nella realtà, nel mondo virtuale non le apro. E questo è un chiaro esempio di come funziona. Tutta un'altra cosa. Ok. Come vi dicevo, ci sono diversi tipi di VR. Il mio, ad esempio, che è Oculus Rift S, funziona grazie a un cavo che è collegato a un computer, che col computer automaticamente deve essere abbastanza bomba, bello potente, insomma, e sì, altrimenti rallenta tutto, si blocca, si bugga, non lo so, succede veramente il finimondo e non è il massimo. Oppure ci sono anche dei Oculus Quest che praticamente sono senza filo, è come se fossero loro il computer, quindi non hai appunto bisogno di un filo, di un computer, ma volendo si può anche collegare al computer. E, però non so dirvi se deve essere per forza potente, ma non credo, più che altro forse fa da alimentatore. A proposito di caricabatterie, ovviamente questo mio non ha bisogno di caricare perché ha il filo, però ho delle batterie per i miei controller, joystick come si chiamano, questi qua, e praticamente delle batterie normalissime. Quindi io però ho preso delle batterie ricaricabili perché sinceramente non mi va di spenderci ogni 2 secondi su batterie. E questo. Spero comunque di esservi stata chiara. Se avete altre domande scrivetemi giù nei commenti che io sarò felicissima di rispondervi oppure di fare un video magari più dettagliato. Non lo so, se avete domande a cui riesco a rispondere, volentieri. E niente, queste sono le basi. Non chiedetemi dettagli sugli hardware o tutte le cose che ci sono dentro al computer, perché queste cose se ne intende molto di più John Fire, che è il mio ragazzo. Infatti sto usando il suo computer e quindi io ci gioco e basta. Comunque, veramente, non preoccupatevi, se avete intenzione di comprarli ma avete paura di non sapere usare questi controller, questi joystick, non, veramente non vi preoccupate perché veramente sono per tutti. Io, sinceramente, non ho mai giocato, ad esempio, con questi joystick, con questi controller. Non ci sapevo proprio giocare, proprio per niente. E per fortuna, vabbè, c'è un tutorial iniziale quando entri in questo mondo, praticamente non in questo di VR Chat, ma proprio quando metti il casco, c'è un'app, diciamo, di benvenuto che ti spiega tutto nei dettagli, appunto, ti insegna a prendere gli oggetti, a lanciarli, a non lo so, qualsiasi cosa. E quindi basta prendere un po' di manualità, ecco appunto. Basta prendere un po' di manualità e riuscite a muovervi e gesticolare e fare un po' di tutto. Questo. Niente, spero appunto di aver risposto alle principali domande che vi siete fatti vedendo i miei video. E, se avete domande, come ho già detto, scrivetemi qua nei commenti, qua sotto, e io sarò lieta di rispondervi.
Bene, per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere con un bel pollice in su. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi video che pubblicherò, perché ancora non so quando li pubblico, quindi a surprise vi arriverà la notifica. Bene, al prossimo video. Ciao!